Every time we deliver the finest fat heartbeats. Who's the wildest? Fresher than the rest of the masses. I'm nigga, nigga, bum. Who's the wildest? If you're messing out with the proudest sound designers from the Wild West, we bring the noise, you get the loudest. Who's the wildest? Who's the wildest? Bella a tutti ragazzi, io sono Dinamitanto e oggi vediamo come si ottengono gli ultimi tre frammenti per il tocco del male. Il primo, dobbiamo fare l'assalto, la cella senza sole, quella di Alaktul, per la prima volta, quindi prenderemo il frammento. Dopodiché dovremo fare per la prima volta il cala la notte, sempre del re dei corrotti, e poi dovremo fare la runa Agonarca. Praticamente è una runa misteriosa dove bisogna uccidere 7 nemici corrotti che sono nascosti sulla pattuglia della Strogorazzata. Si può ottenere uccidendo questi nemici gialli e corrotti per la prima volta. Dopodiché, siccome ce ne sono 7 da uccidere, ne compare uno solo al giorno. Quindi bisogna aspettare una settimana per averla caricata. In questo caso io ne ho fatti 6 di 7 e adesso vi faccio vedere dove troviamo questi corrotti nascosti. Prima di tutto bisogna cercare le bombette, quelle corrotte. Una volta trovate quelle, spawneranno i corrotti. Solitamente sono nella breccia di crepuscolo, in questa zona qua, oppure al mausoleo. Più facile al mausoleo. Eccola là. A questo punto l'attiviamo. Ed ecco che la nostra ambientazione diventa stile corrotti. A questo punto dovrebbe comparire il nostro giallo, vabbè, l'ha già ucciso lui, e come vedete abbiamo caricato la nostra runa Agonarca. Ci rechiamo alle sorgenti per riscattarla. Inseriamo la nostra runa Agonarca caricata dentro sto barilotto qua. A questo punto dobbiamo entrare nel vuoto per sfidare tutti i corrotti insieme, compreso il loro boss. Io vi consiglio di mettere sempre le 3 di ori perché il boss finale è troppo esotico. Almeno a me è capitato sempre di prendere esotico, poi se non capita di prendere esotico
Non ci posso fare niente. Se voi non volete fare la cosa che dovete aspettare 7 giorni per caricarvi la runa agonarca, ma un vostro amico ce l'ha già caricata, basta chiedergli di farla insieme a voi e di lasciarvi tutti i gialli che incontrerete, in modo tale che voi in 5 minuti ve la caricherete subito. Il primo che incontriamo è sempre la Magliarda. Poi c'è Gurrot. Gormit. Poi c'è Daccadi. C'era la Magliarda, Petra, no, Petra. Poi c'è Arta. Ed infine il boss finale. A questo punto facciamo pulizia su tutti i corrotti.
Ed ora recuperiamo la nostra cassa, dove all'interno ci sarà il frammento calcificato. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima con il tocco del male. In particolar modo come si ottiene, più che altro, con l'impresa... Dov'è? Questa qua. Forma il rituale con la lama della carestia, il velo di Ranuk e il cuore insaziabile. Con questo vi saluto e vi ringrazio per la vostra attenzione. Ci vediamo, bella ragazzi.